Claudio Trotta di Barley Arts. Ciao Claudio. Ciao. Allora, We Will Rock You, diciamo che è un invito, vi roccheggeremo esatto. Milano. Beh, penso che sia nelle corde di quello che per 30 anni con la Barley ho cercato di fare. Abbiamo, penso, roccheggiato non solo Milano ma tutta l'Italia, con concerti, festival, concerti un po' dappertutto, nei teatri, negli stadi, nei club, eccetera. E questo è un regalo che ci siamo fatti e che speriamo di fare, speriamo sia gradito anche dal pubblico. In concomitanza con i nostri 30 anni abbiamo deciso anche di fare i produttori di musical. E quale musical potremmo cominciare se non con We Will Rock You? Mi sembra una scelta obbligata e obbligatoria. No, a parte questo, è un grande musical dove ci sono tutte le migliori e le più straordinarie canzoni dei Queen, c'è tutto l'impatto audio, luci, scenografico e video che le grandi produzioni rock ci hanno insegnato ad aspettarci. È quindi come fosse un concerto cantato, un concerto, diciamo, oltre che cantato anche recitato, con una vicenda secondo me non molto lontana da quello che, ahimè, negli ultimi anni abbiamo visto succedere in molte parti del mondo, con una vicenda che comunque è fantasiosa ma non lo è poi tanto, perché la creatività forse si perde a favore del fatto di essere omologati. Quindi anche da questo punto di vista, 30 anni di indipendenza come produttore, mi sembra, sono molto fiero di essere socio in questa occasione con i Queen, con Robert De Niro e con Phil McIntyre, che 8 anni fa ci hanno visto molto bene lanciando We Will Rock You, che ricordo è 8 anni che è nello stesso teatro a Londra e che ha avuto ben 14 edizioni in tutto il mondo in questi 8 anni, quindi il motivo ci sarà, immagino. Da qualche anno a questa parte si lamenta una perdita di luoghi di aggregazione per i giovani, sì, di posti dove fare musica. Diciamo che il fatto che voi continuate a farlo è comunque una speranza, un buon auspicio per il futuro? Ma oggettivamente questo è un paese dove, ahimè, io ho cominciato 30 anni fa a fare questo mestiere, 30 anni dopo posso dire purtroppo una nota profondamente negativa sul paese in cui viviamo, in cui lavoriamo. In 30 anni non ho visto costruire con denaro pubblico una struttura che fosse una solamente dedicata alla musica popolare contemporanea. Le strutture che sono state costruite, che utilizziamo, sono soprattutto grazie a impegni privati, penso al Forum e penso all'Alcatraz, penso a tanti altri posti, Parla Automatica Roma e quant'altro, ma Parla Automatica, a dire vero, è un esempio sbagliato perché è del CONI, ma strutture dedicate alla musica popolare contemporanea non esistono. A fianco di questa grave lacuna, che purtroppo è parte anche proprio di un quadro generale dove oggettivamente manca la formazione e manca l'informazione musicale, la musica non è insegnata propriamente nelle scuole e anche nei conservatori, credo, soprattutto si insegna a imparare uno strumento ma non la storia di quello strumento. E comunque si perpetua questa differenza fra musica classica, definita così nel Novecento erroneamente, perché no, si trattava di musica contemporanea dell'epoca, e la musica leggera, definita anche questa impropriamente, che non è per niente leggera, è musica popolare contemporanea con tante varietà. Cioè, quindi a fianco di questa mancanza di struttura, di informazione e di formazione, negli ultimi anni purtroppo va anche registrato, e va registrato soprattutto in questa città, a Milano, che gli spazi addirittura si chiudono, non se ne aprono di nuovi e se ne chiudono. Ricordiamo Rolling Stone che è stato chiuso, ricordiamo altri locali e altri teatri, quindi questo è negativo. Noi cerchiamo di tenere botta alla Emiliana, lo voglio dire, cercando di continuare a fare quello che sappiamo fare, cioè impresa musicale, culturale, a 360 gradi. Certo è che se ci fossero degli spazi più adeguati e ce ne fossero di più, sarebbe un bene non solo per noi, che può essere, come dire, poco rilevante, ma sarebbe un bene per la salute pubblica delle persone, perché ascoltare musica, leggere libri, andare a vedere film, vedere teatri, vedere danza, vedere prosa fa bene alla salute e va promosso sempre e comunque. Quando gli spazi vengono a mancare non è mai un bel segnale, vuol dire che qualcosa non funziona nella società, quindi io mi auguro che ci sia qualche inversione di tendenza,
anche se temo che sarà un po' difficile che questa inversione di tendenza sia una breve. Quando abbiamo fatto la presentazione a Rolling Stone con Brian May e Roger Taylor, proprio a Rolling Stone, proprio nel giorno in cui Rolling Stone stava chiudendo. È un pochettino a testimoniare da una parte quello che abbiamo appena detto, cioè il dispiacere che gli spazi si chiudono, e dall'altro una specie di passaggio di testimone. Si chiude un'icona del rock di Milano, se ne apre un'altra, almeno questo è quello che io spero e mi auguro. Per la nostra città. Sì, e anche un po' per me, devo dire la verità. Grazie mille per essere stato con noi. Okay.